sorta di concorso, anzi un vero e proprio concorso per mettere insieme le migliori idee e cercare di trovare una soluzione che poi possa avere un ritorno economico e materiale. Sì, è una delle azioni del nostro programma di Fabbrica Salerno, in particolare più concretamente consiste nel presentare delle idee a seguito di una nominazione di un bando che verrà nei prossimi 8 giorni con un format che è prestabilito. I ragazzi di sotto i 35 anni, in forma singola oppure in gruppo, presentano la loro idea prevalentemente ricadente nelle filiere artistico e culturale. A queste idee, noi immaginiamo e speriamo di averne tante, le 10 migliori verranno valutate da una commissione, migliori nel senso che hanno più potenzialità di restare in piedi per un lungo periodo, vale a dire quindi che devono rappresentare anche un momento di creazione di lavoro e di valore. A queste prime iniziative viene dato un premio simbolico, sì, di 1.000 euro. Voi dovete sapere che 1.000 euro servono molto spesso anche per la costruzione di un soggetto giuridico. Noi da circa 20 anni ci interessiamo di direzione d'impresa e spesso l'ostacolo di non poter costituire un soggetto giuridico, un SNC ad esempio, evita o è un ostacolo per i ragazzi per poter accedere a quelle agevolazioni successive. Immaginate che se noi siamo bravi a valorizzare 10 iniziative che poi presentano anche un loro programma di investimento di 100.000 euro, li accompagniamo anche nell'accesso al credito, che cosa facciamo? Rilanciamo su queste città 1 milione di euro di investimento. Quindi questo è Fabbrica Salerno. Quindi il concorso è una parte, diciamo, concreta, ma prima c'è un'attività di animazione dell'idea, di sensibilizzazione. La qualità dei progetti dipende da quello che riusciamo a creare prima, quanta gente riusciamo a raggiungere. Se arriveranno 150 idee, frasca, sarà più semplice individuarne 10 che abbiano i contenuti di sostenibilità. Che noi finanzieremo. Che tipo di idee possono proporre i ragazzi nel concreto? Facendo un esempio. Tutte le attività di valorizzazione della filiera culturale, attività di sostegno o di ampliamento dei servizi in quelle cose che già succedono in questa città, immagino a luce d'artista. Immaginate al designer per delle luci, che noi creiamo una scuola al designer di luci e non siamo costretti per lo più a portare fuori quegli investimenti che oggi per l'80% vanno fuori. Ci sono tanti spazi, solamente se noi siamo in grado di tenere dentro i ragazzi che sono creativi. Noi abbiamo costruito una scuola, un'officina di idee presso un istituto qui a Salernitano con ragazzi di 17, 18, 19 anni che hanno delle idee validissime, che le esprimono, basta solo metterle in condizione. Immaginate di ampliare questa iniziativa fino a 35 anni, vale a dire in quel periodo di età in cui obiettivamente non c'è una politica di orientamento dei ragazzi. Dai 18, 19 anni in poi ci sono quei 6-7 anni in cui i ragazzi sono un po' lasciati al loro destino. Dove sarà possibile recuperare il bando? È possibile recuperare sia sul sito del comune, sia sulle pagine Facebook e agli sportelli che ho detto prima sono attivati, uno alla Carmale e uno presso Cantera. Fabbrica Salerno diventa un'occasione per i tanti giovani dai 18 ai 35 anni per poter esprimere le loro idee, dunque diamo dei contenuti ad un contenitore che punta decisamente sui giovani. Assolutamente si punta sui giovani, sulla creatività, sull'innovazione, ecco perché abbiamo deciso di lanciare questo concorso di idee per 10 idee d'impresa che saranno supportate con un piccolo contributo in denaro, ma soprattutto con un'attività di supporto, di orientamento, di coaching per la creazione di un piano d'impresa credibile, di un business plan, per la ricerca di risorse finanziarie pubblico private, perché in tanti casi le risorse ci sono, manca la esposizione positiva e virtuosa di un'idea. Ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare già da un po' di tempo. L'iniziativa di oggi Fabbrica Salerno è un tassello nel mosaico dello sviluppo, dell'innovazione, del supporto all'imprenditorialità che stiamo cercando davvero di portare avanti da un po' di tempo. I concorsi di idee possono lasciare il tempo che trovano, ma in questo caso mi sembra davvero ben inserito in un contesto più generale, nella volontà di creare quell'ecosistema di cui si parla sempre tra mondo della ricerca, mondo dell'innovazione, imprese e specificità territoriali del nostro territorio. Penso al turismo, penso all'arte, alla cultura, all'enogastronomia, quindi se noi riusciremo a fare questa sinergia tra nuove tecnologie e nostre vocazioni territoriali, probabilmente avremo fatto bingo e riusciremo a creare belle opportunità soprattutto per i più giovani. Intanto c'è una novità per l'incubatore di imprese. Sì, stiamo ragionando anche con la Regione Campania, Sviluppo Campania, Invitalia, per acquisire come comune, quindi come ente locale, l'incubatore che è al confine del nostro comune. Ovviamente anche qui la sfida è non renderlo un'affittacamere per imprese, ma
creare delle sinergie importanti. Siamo già in contatto con l'università, che ci ha dichiarato la propria disponibilità per creare appunto un momento di incontro tra mondo della ricerca e mondo produttivo. Credo che davvero anche in questo caso ci siano tutte le premesse per fare un buon lavoro. Saranno ascoltati l'occhio. Creeremo, sicuramente sì, anche su questo stiamo lavorando, uno sportello non solo di orientamento ma anche per l'attrazione di investimenti. In tanti casi manca un coordinamento, no? È tutto demandato magari ai singoli contatti, all'attività singola degli assessori o degli esponenti dell'amministrazione. Noi abbiamo bisogno di un'interfaccia istituzionale che consenta a qualsiasi imprenditore di ottenere informazioni, di capire dove può investire, la destinazione dei suoli, quali siano le risorse a disposizione, gli incentivi e i benefici attivabili, insomma tutto quello che serve per creare quelli che venivano definiti pacchetti localizzativi, quindi pacchetti di insediamento per nuovi investimenti, per attrarre capitali e risorse sul nostro territorio. Abbiamo una previsione dei tempi? Speriamo sicuramente per l'estate. Abbiamo riunioni a marzo, crediamo per marzo di siglare un primo protocollo d'intesa e poi un accordo quadro più operativo che ci consenta di attivare le risorse e di partire operativamente.